L'atmosfera che si respirava all'interno del cinema Adriano era quella di un'effettiva campagna elettorale. Centinaia di sostenitori a riempire la sala, simboli e cartelloni dell'UDC ben in vista, tutti i rappresentanti di partito di Roma e del Lazio seduti nelle prime file ad applaudire il leader nazionale Pier Ferdinando Casini, che sovrastava sul palco. Tutti uniti per voltare pagina e delineare la struttura del partito della nazione, quel terzo polo che proprio Casini ha intenzione di rendere primo. Oggi ho letto un giornale che dice Casini affossa il terzo polo. Mi fa piacere, ha ragione. Io voglio proprio affossarlo il terzo polo, perché noi non abbiamo l'ambizione di essere terzi in una corsa a tre. Noi abbiamo l'ambizione di guidare questo paese con una nuova proposta politica, che deve essere la prima proposta del paese, non la terza. Costruire un'alternativa di governo, dunque, come ha dichiarato il leader Casini, non solo è possibile, ma necessario, anche in risposta al fallimento del bipolarismo rappresentato dai due grandi partiti del PD e del PDL. 3 anni fa Rutelli ha fondato con Veltroni e con Fassino il Partito Democratico. Fini ha fondato con Berlusconi il PDL. Uno è uscito dal partito, l'altro è stato espulso. Il risultato è lo stesso. Dopo 2 anni, dal PD e dal PDL c'è la certificazione del fallimento di quel progetto politico. Noi siamo sempre stati dove siamo. E siamo del tutto indifferenti alle suggestioni del predellino, perché abbiamo fatto una scelta di investimento, nonostante tutto quello che questo comporta anche per noi. Non c'è un problema né di raffreddamento né di riscaldamento, c'è un problema di serietà. Ciascuno di noi è arrivato a questa posizione con un percorso diverso. Ed è chiaro che un percorso diverso significa sensibilità diverse. Quando Rutelli è uscito dal Partito Democratico vuol dire che aveva aderito a un disegno di speranza nel Partito Democratico, che poi è ritenuto fallito. Fini ha fatto la stessa scelta sul PDL. Noi 2 anni fa abbiamo visto che questa cosa sarebbe andata a finire male. L'abbiamo denunciata e abbiamo fatto una battaglia solitaria. E questa battaglia solitaria l'abbiamo ripercorsa con coerenza in tutte le tappe, per cui noi siamo assolutamente come eravamo. Abbiamo una sintonia con chi oggi capisce che all'Italia PD e PDL non possono portare niente di buono e che c'è la necessità di una nuova proposta politica. E questo è quello che accomuna Fini, Rutelli e noi. L'UDC dunque alla Camera e al Senato voterà la sfiducia al governo Berlusconi per la 38ª volta, anche per contrastare lo spettacolo, a detta di Casini indecente, della compravendita di parlamentari. Per l'Unione di Centro l'unica soluzione per uscire dall'impasse in cui è caduta l'Italia sono le dimissioni del Presidente del Consiglio. Noi, se avessimo voluto fare delle competizioni o se fossimo preoccupati delle nostre poltrone, saremmo comodamente assisi nel governo Berlusconi, perché le proposte di tutti questi anni ci sono state rivolte. Siamo immunizzati dal virus delle poltrone. Io invidio molto l'incoscienza di chi ritiene che la contabilità possa aiutare la politica e l'Italia. Invidio molto l'incoscienza di chi pensa che con un voto in più risolverà i suoi problemi. La crisi è una crisi drammatica. Berlusconi, all'indomani della dissociazione di Futuro e Libertà, avrebbe dovuto prendere atto e andare a dimettersi, invece di ricorrere alla contabilità parlamentare, perché la contabilità parlamentare, proprio per la drammatica crisi a cui tu facevi riferimento, non aiuterà a risolvere i problemi dell'Italia. Noi abbiamo chiesto mesi fa a Berlusconi, fai un atto di responsabilità, vai a dimetterti, fai un appello alle opposizioni responsabili e crei un nuovo percorso politico. La risposta è stata, io non mi dimetto, io non mi dimetto. Ancora adesso dice, io non mi dimetto, se non si vuole dimettere e ha la maggioranza, contento lui, contenti tutti, ma il paese sta andando allo sfascio e questo non ci rende contenti. Anche il vicepresidente della Regione Lazio, Luciano Ciocchetti, salito sul palco, ha sottolineato l'importanza di creare un'alternativa di governo seria e laboriosa. Credo che anche noi abbiamo dato una dimostrazione ennesima di capacità, di presenza, di articolazione e soprattutto di forte condivisione della linea politica nazionale che Lorenzo Cesa e Pier Ferdinando Casini stanno portando avanti in questo momento così difficile per il nostro paese. Questo è il momento non delle divisioni, ma è il momento dell'unità. L'unità di un partito, di una classe dirigente,
che certo ha avuto momenti di divisione, ma questo è il momento in cui tutti insieme dobbiamo davvero trovare le condizioni per affrontare un processo politico importante. Credo che ci sono le ragioni, l'ha detto prima Pier Ferdinando, di una situazione drammatica che ormai incide sulla vita delle famiglie, sulla vita delle imprese, sul futuro dei giovani e delle nuove generazioni. Io credo che quindi abbiamo una grande scommessa di fronte. Abbiamo tanti amici che guardano a noi avendo considerato il fallimento del progetto politico su cui avevano scommesso. Non solo Rutelli e Fini, ma ci sono tanti altri parlamentari, consiglieri comunali, consiglieri regionali che in queste ore stanno meditando tra di loro se individuare un percorso politico insieme a noi all'interno dell'UDC verso il Partito della Nazione, come tanti altri amici che sono qui anche oggi già hanno fatto nel corso di questi mesi. L'impegno dell'UDC si riflette per Ciocchetti anche nelle battaglie che quotidianamente il partito porta avanti all'interno della Regione Lazio. E il vicepresidente ha risposto anche alle numerose mamme con bambini che hanno protestato davanti al cinema Adriano contro il precariato e lo scandalo Parentopoli che sta affliggendo le istituzioni romane. Stiamo cercando di portare avanti anche all'interno della Regione alcune questioni sostanziali che testimoniano la nostra differenza, il nostro modo di voler governare in modo diverso. Nel bilancio che inizierà a discutersi in Consiglio regionale nei prossimi giorni non ci sono stati tagli lineari come ha fatto il governo nazionale. Abbiamo scelto le priorità pur di fronte ad una situazione drammatica che vede la Regione Lazio a vedere 4 miliardi e mezzo di euro di mandati emessi su cui non ci sono le risorse in banca per poterli pagare. Una situazione drammatica che vede la impossibilità di dare risposte importanti, ma di fronte a questo comunque ci siamo assunti la responsabilità di affrontare con serietà il tema di dare alcune risposte sul piano della casa, sul piano del lavoro, sul piano dei rifiuti. La vicenda campana è, insomma, di fronte a tutte le condizioni in cui abbiamo, e sul piano delle politiche sociali, ritenendole che sono questioni fondamentali su cui non bisognava tagliare, anzi bisognava integrare i fondi, bisognava mettere più risorse. Non voglio esimermi anche da una manifestazione che sta qui fuori, di cui abbiamo contezza delle problematiche che rappresentano. Le persone che sono sopra i ponteggi della Regione da 6 giorni, le persone che sono sotto a dare assistenza alle persone che sono sopra i ponteggi. Però voglio dire che si possono trasformare battaglie giuste in metodi portati avanti con metodi sbagliati. Noi siamo disponibili al confronto. Il giorno che si è occupata la Regione, io e il collega Bontempo stavamo ricevendo la CGIL CISL e UIL per il tema della casa. Ci avevano chiesto un incontro e li abbiamo incontrati. Noi siamo disponibili ad incontrare chiunque rappresenti qualche cosa, porti avanti esigenze dei cittadini e dei territori. La disponibilità all'incontro è stata data dal Presidente della Regione, che è salita a fianco al ponteggio dove c'è questa occupazione. Il giovane consigliere comunale dell'UDC Alessandro Onorato ha infine sottolineato il contributo che un partito come l'UDC, pur stando all'opposizione, ha apportato all'interno del consiglio comunale in merito ad esempio al quoziente familiare. Si può contribuire al governo pur stando all'opposizione. Qui ci sono ragazzi che hanno contribuito con me, ma anche i municipi stessi, a modificare l'algoritmo del quoziente familiare utilizzato a Parma e introdotto, e quella delibera dall'opposizione è diventata una delibera votata all'unanimità da tutto il Consiglio Comunale, e da febbraio a Roma, nella capitale d'Italia, verrà introdotto il quoziente familiare. E questo è simbolo e dimostrazione che si può aiutare a migliorare le condizioni dei cittadini pur stando all'opposizione con grande senso di responsabilità.